rispetto al capitalismo renano, io credo che quella sia stata una scelta politica, no? Cioè, senza la guerra fredda non ci sarebbe stato il capitalismo. È ovvio, come non ci sarebbe stato il capitalismo misto italiano. D'altra parte non ci sarebbe neanche, cioè, senza i profitti che gli Stati Uniti hanno fatto nella seconda guerra mondiale, cioè, a un certo punto gli Stati Uniti alla fine del 45 si trovano una marea di denaro che da qualche parte devono investire. Quindi, come dire, la scelta, la particolarità tedesca è legata alla presenza della DDR e del blocco sovietico. Senza quello, probabilmente, tiene anche presente che il capitalismo renano comunque mantiene alcuni tratti razzisti propri del vecchio regime, perché, come dire, il capitalismo renano funziona per i tedeschi, non funziona per i turchi, non funziona per gli spagnoli. So che noi ci conosciamo e hai capito, hai fatto sì, no. Puntualizzare. Non è che uno parteggia per il capitalismo renano, no. Però è la ricomposizione delle borghesie. Credo che invece, però nel frattempo, perché vuol dire, poi nel frattempo c'è la costruzione della NATO, no? E la NATO si costruisce per tenere là la Russia, l'Unione Sovietica, ma anche sotto i tedeschi. No, cioè vuol dire, tra come dire, Germania e Stati Uniti il rapporto è sempre un rapporto mai chiaro, insomma, no? Perché comunque è, quando cade il muro, come dire, riprende un imperialismo tedesco e riprende esattamente nello stesso punto dove aveva lasciato Hitler nel 45. Cioè, è vero, il problema è quello di una borghesia transnazionale, però esiste una dominanza germanica in tutto questo, no? E il progetto hitleriano, no? Come dire, era esattamente quello di un governo d'Europa. Il primo atto della Germania è un atto di colonizzazione all'est, no? Il crollo della Jugoslavia, che avviene attraverso Kohl. Quindi, come dire, è una riapertura anche però di un conflitto interimperialismo, che spesso a sinistra è stato un po' sottovalutato, no? Dicendo, va bene, c'è l'imperialismo statunitense, no? Senza guardare invece, come dire, e oggi mi sembra che questo tipo di contraddizione sia molto più forte. Una battuta solo, ma solo una battuta per dire che nel momento in cui tutti, anche a sinistra, tutti, la maggior parte, anche a sinistra parlavano di come combattere la globalizzazione, alcuni di noi, no, su un'analisi prettamente di classe marxista, dicevano: signori, questo si sta preparando una competizione globale, questa globalizzazione non è altro che la faccia dello scontro interimperialistico di oggi. Io faccio parte di Rossa di Parma e chiaramente siamo interessati, insomma, a sviluppare la proposta di rottura dell'Europolo così come è stata presentata dal professor Vasopollo e in particolare la prospettiva, diciamo, di un'uscita concertata della periferia mediterranea in un processo di integrazione su basi economiche e sociali totalmente differenti da quelle dell'Unione Europea ci sembra smarcarsi, diciamo, da due pericoli, no? Uno, la prima, l'idea che un ritorno a una sovranità monetaria nazionale come elemento neutro che andrebbe bene per lavoratori e per imprese allo stesso modo, insomma. E anche nelle sue versioni, diciamo, di sovranismo di sinistra, l'idea che si possa ritornare, ci sia uno Stato in qualche modo a cui ritornare e che non sia stato messo in crisi, in radicale crisi dalle dinamiche di costituzione di un capitalismo transnazionale, dallo stesso quasi Stato dell'Unione Europea, per quanto non impossibile, forse nemmeno del tutto perseguito, ma che comunque ha agito su meccanismi, spezzando in qualche modo i meccanismi statali e rigiocandoli nei suoi meccanismi di governance. E dall'altro lato una proposta che qualifica in qualche modo l'internazionalismo, gli può dare una prospettiva di determinatezza, facendolo un po' uscire da quell'astrazione per cui, insomma, di fatto oggi sembra che l'unico internazionalismo in campo sia quello del capitale. Quindi siamo interessati, però proprio per questo interesse vorremmo così porre alcune questioni e la dico prima, diciamo, in modo così tranchant, poi dopo cerco di articolarla. Cioè la domanda è una domanda secca, insomma, da dove cominciare? Cosa può essere considerato un punto di rottura su cui fare leva, no, per iniziare un processo come quello descritto? Perché il rischio ci sembra che sia un po' quello di una circolarità, no, nella proposta euro-mediterranea. Cioè, una circolarità tra quella che si indica come la necessaria rottura con l'Unione Europea e
quelle misure economiche indicate, che certo sono misure ancora interne al capitalismo, si dice, però insomma implicano una forte redistribuzione, non solo, come appena detto, no? Condizionata da un'organizzazione di classe. Le condizioni indicate per la rottura, cioè moneta comune, rifiuto del debito, nazionalizzazione, controllo dei movimenti di capitale, dovrebbero non solo realizzarsi unitamente una all'altra, ma anche simultaneamente nei vari paesi coinvolti dal processo di sganciamento. Alcuni problemi a questo punto politici si pongono, nel senso, cosa dovrebbe fare un paese come se realizzassero per livello di rapporti di forza, insomma le condizioni descritte, se ciò non avvenisse in altri paesi, come comportarsi se alcune di queste condizioni fossero abbracciate da governi non necessariamente progressisti, no? non ad esempio quello della, di una costruzione di una moneta comune potrebbe essere abbracciato da governi che non lo ritengono legato alle altre condizioni. Una restituzione almeno parziale di sovranità nazionale non dovrebbe essere un elemento come dire, necessario affinché l'eventuale nuova costruzione sovranazionale non nasca con gli stessi deficit democratici, usiamo questa espressione, con cui è nata l'Unione Europea, ad esempio. Cioè, il problema è non veicolare, secondo noi, insomma, un'immagine della rottura come crescita progressiva di un'area, no, all'interno di un guscio in qualche modo inerte dell'Unione Europea, per cui appunto la rottura sarebbe soltanto, diciamo, l'atto notarile che sancirebbe questo processo di fatto di grosso condizionamento di classe, appunto un condizionamento che non sarebbe solo delle lotte, ma appunto dovrebbe agire sulle stesse politiche di governo. Quindi come evitare, diciamo, questo circolo, e perché altrimenti si rischia, pensiamo, di oscillare, diciamo, tra due priorità in questo tipo di discorso, che sono anche però indicano anche ad esempio due diversi modi per definire i paesi la cui adesione dovrebbe essere considerata, diciamo, la condizione necessaria. Allora, o si tratta di costruire un'area alternativa a quella euroatlantica, chiamiamola così, diciamo una definizione geopolitica, tra virgolette, della questione, e qui si aprono tutta una serie di interrogativi: che ruolo avrebbe la Francia, ad esempio, che ruolo avrebbero i paesi mediterranei attualmente non aderenti all'Unione Europea, tra l'altro sconvolti, insomma, da movimenti sociali e politici altamente contraddittori, oggetto di attenzioni subimperialiste da parte di paesi, Francia in primo luogo, insomma, dell'Unione Europea. E come sfondo di tutto questo, che tipo di rapporto immaginare con la Russia, come messo in luce proprio dalla crisi in Ucraina. Tra l'altro faccio una nota anche per quello che diceva Quadrelli, recentemente ha parlato Giulietto Chiesa, no, proprio per la lista Tsipras, che evidenziava fortemente l'idea di un forte legame Europa-Russia, applaudito anche da soggetti insospettati finora rispetto a questa prospettiva, e leggeva una sostanziale passività dell'Unione Europea nell'affare in Ucraina, cioè sostanzialmente l'iniziativa sicuramente statunitense e l'Unione Europea vittima fondamentalmente di questo processo. Io vorrei chiedere, insomma, secondo voi come si qualifica in questo gioco l'Unione Europea? È una potenza imperialista, una potenza subimperialista? Si può parlare di coordinamento con la NATO o meno? Questo comunque è un polo geopolitico, diciamo. L'altro è invece il polo per cui si tratta di ragionare a partire dai cosiddetti PIGS, ovvero dai paesi accomunati dall'avvertire con diversa drammaticità il ricatto dell'euro. Il problema qui è, pur considerando l'esistenza di una questione meridionale europea, di una colonizzazione interna, se questo coinvolge però solo l'aspetto, diciamo, monetario o la struttura politica, sociale, industriale, no, dei paesi coinvolti. E anche se i legami di questa struttura intrattiene diversi contesti con i paesi del centro, con i quali si tratterebbe di rompere, sono davvero sovrapponibili tra ad esempio Grecia, Spagna o Italia. Ecco, a Russo e Quadrelli vorremmo chiedere un po' la stessa cosa però sulla versante dei soggetti sociali, no? Cioè, da dove cominciare? In questo senso, una volta ribadita la centralità del lavoro, che peso politico possiamo attribuire da un lato
al lavoro precario e dall'altro all'insofferenza di quelli che un tempo erano definiti ceti medi, impoveriti dalla crisi, no? Dunque a settori distanti dai linguaggi, dalle pratiche e anche dalle forme antropologiche della tradizione antagonista. Noi crediamo che questo sia un problema che merita di essere ripensato, perché ordoliberalismo, neoliberalismo, quello che un po' diceva Draghi, no, del consenso politico prodotto sull'output, no? Quindi non tanto nei processi decisionali, ma appunto nei suoi effetti, che poi è anche uno dei pilastri, diciamo, dell'ordoliberalismo. Quello a cui accennava anche in qualche modo Quadrelli, questa depoliticizzazione non solo della guerra, ma della stessa politica in qualche modo, per quanto sia paradossale, una politica depoliticizzata che agisce politicamente senza rappresentarsi politicamente, senza dire, senza dichiararsi politicamente. Ecco, questo ha lavorato profondamente nelle soggettività. E questo lavoro nelle soggettività, che una volta poteva essere definito come il campo della lotta ideologica, e che noi abbiamo, nel documento che ha costituito Rossa Parma, abbiamo tentato di definire come la necessità di ricostruire sia una linea politica sia le condizioni del fare politica in qualche modo, condizioni di pensiero, di linguaggio, di tenuta soggettiva, sono profondamente scosse appunto dai processi che sono stati indicati. Ora, ecco, ammesso che questa intuizione, l'importante sia costituire linea politica e condizioni della politica, che sia un compito nuovo in qualche modo questo, ammesso che questa intuizione abbia un valore, il problema è appunto poi come farne prassi politica concreta, a partire dalla parola del controsemestre europeo che Russo ha indicato, insomma, come uno dei fattori centrali, il semestre europeo e il controsemestre popolare, che è una proposta che Rossa insieme ad altre forze politiche e sindacali ha lanciato come parola d'ordine immediata, ma che vogliamo chiaramente rilanciare anche in questa occasione, ma alla quale bisogna ancora probabilmente dare consistenza. È un punto d'attacco, no? Un punto d'attacco riconoscibile nei settori messi toccati dalla crisi, appunto. Grazie. Sì, ho due domande. Parto da una considerazione, dato che in molti interventi è stata evocata la sinistra radicale, l'idea di un'altra Europa, che è il grande errore, il grande sogno della sinistra riformista estrema, diciamo, in Italia, in Europa, è pensare che se si crea un'Unione Europea finalmente Stato, a quel punto si aprono spazi per politiche in difesa della scuola, degli ospedali, lavoratori. Mentre qua è emerso bene, sono d'accordo con quello che è stato detto, c'è un'esigenza del capitalismo europeo di costruire un vaso di ferro, perché adesso siamo tanti vasi di coccio, per competere, che è una forza imperialista, cioè il sogno è costruire un'Europa imperialista che possa competere, ma che abbia anche la forza di mettere in riga il nemico interno, che è la classe operaia europea. Cioè non è che fanno questo progetto per poi farci stare meglio, lo fanno per avere una forza d'urto, per distruggere meglio quello che invece i tanti stati europei stanno facendo fatica, tant'è che si usa l'ideologia europeista proprio per distruggere i diritti dei lavoratori. E questo è il grande errore. E per arrivare alla proposta, sì, e sono d'accordo con il professore, non mi ricordo come si chiama, perfetto, se il ragionamento è, io sono d'accordo, la crisi è sistemica, quindi non è una crisi di scarsità, ma è una crisi di sovrapproduzione, quindi dato che le forze produttive vanno solo avanti nella storia, non tornano indietro, se non in modo forzoso con guerre mondiali, non è che tornerà l'epoca della crescita con delle riforme. E quindi si avanza una proposta di rottura che è una proposta anche sociale, cioè si dice nazionalizzazione, si parla di potere dei lavoratori, di restituzione, di nazionalizzazione del sistema bancario, quindi qualcosa che già comincia a uscire dall'involucro del capitalismo sostanzialmente. Allora mi chiedo perché è necessario circoscriverlo preventivamente ad alcuni paesi, che questo non è... Mi passo, l'ho capito bene, non è mai stato nella tradizione del marxismo, cioè noi non diciamo, i comunisti in Italia non hanno mai detto per il sud arretrato il socialismo e mentre i lavoratori del nord teniamo duro, cioè non capisco perché dobbiamo già decidere che i lavoratori tedeschi questa proposta non la possiamo fare. E Lenin non diceva, già, anzi Lenin diceva se perdiamo in Russia ma vincono gli spartachisti in Germania è un passo avanti per la rivoluzione. Cioè,
non capisco perché dobbiamo circoscrivere questa proposta ai paesi che stanno un po' peggio dell'Unione Europea, non, anzi i battaglioni a classe operaia francese e tedesca vanno coinvolti, no, in un progetto di questo tipo. Finisco con una domanda. Mettiamo che quindi questo progetto qua dell'Unione Europea noi lo dobbiamo contrastare, perché è fatto per distruggerci, no? Come dice la citazione di Lenin, ho visto nel libro dei militanti, che dice o non lo riescono a fare i capitalisti dell'Unione Europea e se la fanno è reazionaria, no? Quindi noi dobbiamo fermarlo. Ma se, e io lo ritengo molto improbabile, questo processo di costruire, diciamo, gli Stati Uniti, i capitalisti d'Europa, andasse in porto, cioè è molto più probabile che invece vada in mille pezzi molto presto. A quel punto, cosa diciamo? Rompere l'Europa? Cioè, mica in Italia, diciamo, torniamo allo Stato perunitario. Cioè, secondo me a quel punto la parola d'ordine della rottura della gabbia perde di senso, e la parola d'ordine è lottare contro questo nuovo Stato che si è creato, come i marxisti negli Stati Uniti non dicono rompiamo gli Stati Uniti d'America. Dicono lottiamo contro la classe dominante degli Stati Uniti, non so se mi sono spiegato. Per tornare un po' sul terreno locale, quindi un po' più pratico per eliminare un po' la distanza che alle volte sembra esserci quando si parla di Unione Europea, visto che anche gli ultimi interventi si diceva cosa facciamo per rompere questa gabbia, come poi praticamente cosa dobbiamo fare. Secondo noi, io faccio parte del collettivo Insurgent City, secondo noi in questo momento c'è da partire molto dal basso, e partendo dal basso, guardando alla realtà cittadina di Parma, possiamo, diciamo, collegarci abbastanza bene a quello che è l'Unione Europea. E abbiamo vissuto gli ultimi, diciamo, 10-15 anni sotto la retorica della città europea, cioè Parma è stata stravolta in questi anni sotto questa retorica che dobbiamo essere una città europea, arriva l'EFSA che è l'Authority Alimentare Europeo, e quindi si è rifatta la stazione, oggi sono andati in stazione, finalmente l'hanno finita, è gigantesca, sono fatti i vari ponti inutili, tutte queste grandi opere a spese nostre, no? E quindi c'è stata anche una creazione di un debito pubblico molto grande. Questo un po' fa il parallelo con quello che è stato il discorso dell'Italia, ad esempio, no? Che adesso è un grosso debito pubblico. Ugualmente, di pari passo, ci sono state delle cose quando si parla, ad esempio, della militarizzazione dei territori. Noi qualche anno fa avevamo fatto un documento che si chiamava Della Sicurezza, che prendeva in esame appunto tutte le politiche securitarie che venivano attuate all'interno delle città. Parma era una delle protagoniste. All'interno di questo dossier avevamo capito come tutte queste politiche securitarie e poliziesche erano in qualche modo indirizzate a fare una guerra ai più poveri, erano in qualche modo indirizzate a eliminare i proletari dai quartieri popolari. Qua in quartiere Oltre Torrente ne abbiamo avuto un po' l'esempio, ma non solo qui. Quando qui abbiamo costituito il comitato di quartiere contro la riqualificazione dell'Oltre Torrente, quando sono iniziati i lavori, hanno militarizzato i lavori, hanno mandato i carabinieri. Il primo giorno di lavoro c'erano le camionette dei carabinieri. Insomma, tutto questo per dire cosa? Per dire che, insomma, il terreno di lotta, il terreno per collegarci all'Unione Europea, alle ricadute che questo ha, ci sono. Un altro esempio può essere il governo cittadino, che adesso è un po' ancora da studiarselo bene, però in questo momento, fino ad ora, diciamo, ha governato in maniera tecnocratica, diciamo, un po' come vorrebbe l'Unione Europea, nel senso che ha fatto, diciamo, di necessità virtù più che altro, perché essendo degli incompetenti si sono fatti governare completamente da dei tecnici, cioè il Comune di Parma è governato da dei tecnici, non da dei politici, e questo secondo noi è un po' quello che si prospetta anche per il futuro. Quindi le privatizzazioni è un'altra di queste cose, quindi secondo noi il controsemestre europeo, se ci deve essere, dobbiamo farlo molto sul terreno locale e cittadino, e dobbiamo far capire quali sono le conseguenze che hanno le decisioni dell'Unione Europea, le ricadute che queste hanno nelle nostre città.
Vabbè, sì, dato per scontato che sicuramente non bisogna mai perdere, come dire, le basi pratiche, materiali delle lotte, io focalizzerei però l'attenzione fortemente su un aspetto che mi sembra spesso un po' trascurato, cioè la necessità di ricostituire un'idea forza e un'ideologia in grado, come dire, di dare un processo identitario alle classi sociali subalterne. Perché se noi guardiamo, come dire, all'intera storia che ci ha preceduto, cioè sicuramente esistono le contraddizioni, cioè perché una contraddizione oggettiva, che è tale, cioè perché la contraddizione tra capitale e lavoro salariato fuoriesca, no, da dimensione, chiamiamola sindacale, cioè da una dimensione, cioè perché diventi un'ipotesi storico-politica, non è non c'è un passaggio meccanico, cioè il conflitto, cioè no, rischiamo veramente di essere, cioè di accodarci sempre a ciò che succede, cioè noi possiamo guardarci intorno e vedere che volta per volta ci sono esplosioni di lotte operaie anche piuttosto radicali. Noi veniamo da un'esperienza come qua di Genova, dove 5 giorni di sciopero selvaggio delle MT, eccetera, eccetera, l'occupazione della piazza, vuol dire non è che le lotte operaie non ci sono. Il problema è quali prospettive hanno queste lotte. E allora è solo un'identità, è un'idea forza, e quindi un'ideologia in grado di condurre queste lotte verso la loro dimensione storico-politica che in qualche modo permette, no, un salto di qualità, ed è lì che si pone, come dire, in tutta la sua funzione strategica la necessità di un'avanguardia rigidamente organizzata e capace di funzionare come tale. A maggior ragione io credo in un'epoca come l'attuale, dove a differenza del passato noi veramente abbiamo a che fare con un'ideologia delle classi dominanti nuova in assoluto, cioè quella del nichilismo e dell'individualismo, perché se noi ci pensiamo bene, nel passato le classi dominanti non sono mai state portatrici di un'ideologia individualista, a meno che per individualismo non si dica semplicemente fatti i tuoi interessi, no? Ma come dire, come ideologia forte, volta per volta le classi dominanti hanno sempre avuto un'idea forza collettiva con la quale hanno in qualche modo inglobato le classi sociali subalterne, no? Cioè il nazionalismo piuttosto che il cattolicesimo, eccetera, eccetera. Cioè, volta per volta il movimento comunista ha dovuto competere contro idee forza che avevano un substrato di collettività tanto quanto l'idea socialista e comunista. Oggi noi, al contrario, ci troviamo di fronte, ed è una delle grosse contraddizioni che, come dire, hanno anche le classi dominanti, le quali non sono in qualche modo interessate, non sono in grado di proporre un'idea forza a livello di massa, perché l'idea forza che c'è a livello di massa è un'idea forza sostanzialmente quella che è passata attraverso il pensiero debole. Il nostro concorrente, come dire, non è il nazionalismo, non è il cattolicesimo, non è il socialdemocraticismo, eccetera, eccetera. È, come dire, l'idea, no? È sostanzialmente un pensiero che potremmo definire così, forse un po' sommariamente, di tipo nichilista. Questo nichilismo ha attraversato da un punto di vista, come dire, a vari gradi e livelli anche i comportamenti e i punti di vista di massa. Per cui le contraddizioni oggettive rimangono, esplodono, attraversano anche momenti di conflittualità piuttosto dura, però nel momento in cui tutto ciò dovrebbe in qualche modo provare a diventare qualcosa di diverso, cioè quindi fare un passaggio e entrare in una prospettiva, tutti credo che più o meno scontiamo la difficoltà a fare in modo che questo passaggio avvenga. Ecco, io credo che forse uno dei territori, uno degli ambiti in cui è necessario fortemente lavorare sia proprio quello della ricostituzione di un'idea forza in grado di dare
progettualità e prospettiva storico-politica alle classi sociali subalterne. Io volevo invitare un attimo i relatori a tenere anche insomma, in mente se potevano insomma, farci capire qualcosa di più. Mi riferisco soprattutto alla posizione di Russo, che ho letto con molto interesse un articolo sul Contropiano, per quello che riguarda soprattutto il ruolo che il sindacato, mi riferisco al sindacato confederale, io sono un militante sindacale di base, tengo a sottolineare, e il ruolo che sta avendo adesso il sindacato, mi riferisco al CGIL, CISL e UIL europeo, per cui mi riferisco alla CES, alla Confederazione Europea Sindacale, dove io leggo proprio da statuto, cioè la CES, la Confederazione Europea dei Sindacati, ha in particolare il mandato di agire nel quadro del processo di integrazione europea, per cui loro si vive e si determinano le politiche anche sindacali di risposta all'attacco del capitale, concordando col Conseil Bureau europeo le politiche che si producono. La risposta è sotto gli occhi di tutti, nessuna opposizione ai trattati, nessuna opposizione al TRIPEX, anzi, non dico una quiescenza, ma una forma di collaborazione. E chiudo. I sindacati attualmente in Italia sono immersi negli enti bilaterali, perché gli enti bilaterali danno forma, sostanza e soldi e liquidità a un'oligarchia, per riprendere il termine che avete usato prima, italiana, e la CES sta sviluppando la sua oligarchia europea sostanzialmente nei confronti dei trattati. Ora, se qui si parla di enti bilaterali, si parlerà sicuramente di sviluppo, passatemi il termine, di quello che possiamo chiamare enti bilaterali in Europa, sicuramente traeranno linfa e spunto anche economicamente dalla formazione dell'Europa che si va formando in questo modo. Volevo solo ricordare, e chiudo, che la CES nasce proprio in contrapposizione, fine della Seconda Guerra Mondiale, della Federazione Mondiale Sindacale, sostanzialmente come era nata e uscita dopo la fine della guerra, in una contrapposizione, chiamiamola teorica e pratica, alle idee collettiviste, socialisteggianti, uscita dalla Seconda Guerra Mondiale. Ecco, io volevo un attimo far sviluppare, se era possibile, questo ruolo della CES e cosa significa CES per l'Europa e cosa significa CGIL e CISL e UIL per l'Italia. Grazie. Allora, a ruota libera, è ovvio che qui stiamo nei limiti di un dibattito fatto in pochi minuti, per cui la proposta di cui parliamo, io vi pregherei, non devo vendere libri, per cui non me ne frega assolutamente nulla, anche perché sono scaricabili su internet, eccetera. Questa proposta è frutto di un ragionamento collettivo, no, che fa Luciano Lasalucci, perché io di mestiere, io vengo da una famiglia contadina, mio padre e mia madre erano contadini, potevo fare con tutto l'onore il fruttivendolo, faccio un mestiere che è docente universitario, però io sono un comunista, primo, quindi non è un'elucubrazione teorica. Io faccio parte di un'area politica ben precisa con la quale lavoriamo ormai da decenni, per cui la proposta che più ho buttato lì così, ovviamente, viene da un ragionamento che portiamo avanti da molti anni, cioè non è che si improvvisa il ragionamento sul polo imperialista europeo. Io ricordo che quando negli anni 90 cominciammo questo dibattito, scrivere articoli, eccetera, con l'area che allora nemmeno si chiamava Rete dei Comunisti, si chiamava Forum dei Comunisti, eccetera, c'era uno scontro internazionale pesante, con carissimi amici che porto nel sangue perché mi sono formato lì, con quel Partito Comunista, con i compagni cubani, avevamo uno scontro perché loro parlavano che la contraddizione imperialista fossero gli Stati Uniti, mentre l'Europa poteva essere anzi un momento di mediazione rispetto a certi interessi. Per cui voglio dire, ci sono elaborazioni, come sono elaborazioni la questione, diciamo così, della proposta. È ovvio che qui dobbiamo però fare uno sforzo, ve lo chiedo con molta sincerità e molta serenità, per cui siamo fra compagni. Una cosa è la provocazione che si muove su un orizzonte strategico, altra questione è la presa d'atto, di fatto, che oggi noi abbiamo difficoltà addirittura a fare uno sciopero generale. Se non fa lo sciopero generale l'USB,
no? CGIL, CISL e UIL, altro che sindacati concertativi. La CES, e poi te ne parlerà Franco e gli altri, cioè è complice di questo polo imperialista europeo. E non è vero che non esiste l'FSM. L'FSM fortunatamente si è svuotata di questa gente, ci sta, non è onnicomprensiva, perché l'espressione del conflitto sono i movimenti sociali, sono i sindacati che dentro conflittuali che non stanno dentro l'FSM, insomma è complesso il discorso del conflitto a livello internazionale. Che cosa voglio dire? Come si rompe, come non si... prendetela provocatoriamente in positivo. Cioè l'orizzonte strategico per un marxista non è la rottura dell'Europa, non è la rottura della gabbia europea, no? È l'anticapitalismo ed è la costruzione del socialismo. All'interno di questo è chiaro che ci sono dei momenti tattici che hanno a che fare con i rapporti di forza. Faccio un esempio concreto per capirci. Ma voi pensate che Fidel Castro, Raul Castro, con tutti i loro limiti, Chavez e piuttosto, il problema è che ci facciamo l'area alba di 3-4 paesi in cui viviamo il nostro socialismo possibile del, diciamo così, dell'area del piccola, ma dove ci sentiamo più felici. È chiaro che l'orizzonte è alto, però considerate una cosa, io nel 2004 ero a Caracas quando nasce l'ALBA, e l'ALBA nasce con questo nome, Alternativa Bolivariana per le Americhe, con un semplice accordo di cooperazione, prima politico e poi economico, tra Fidel Castro e Chavez. La Cuba usciva da un periodo speciale dopo la caduta del muro di Berlino, 85% del commercio col Commonwealth, va sotto del 35% il PIL di Cuba. Frequento Cuba dal 78, l'unico periodo che ho visto la fame a Cuba, ho visto la fame, la povertà è stato dal 91-92 al 2000, cioè la fame, veramente la fame. Qual è l'accordo? Chavez dice: siamo produttori di petrolio, ti diamo il petrolio a un prezzo politico, perché in questa maniera riparte la tua economia. Cuba dice: non abbiamo nulla, no? Non abbiamo né gas né metano, eccetera. Questa rivoluzione ha realizzato un termine che si usa anche a sinistra e che odio, il capitale umano. Abbiamo realizzato talenti umani, non il capitale umano, talenti umani che sono medici, che sono insegnanti, eccetera. Noi ti mandiamo 20.000 medici e 20.000 insegnanti, non Emilio, Luciano e Franco. L'ONU dopo 2 anni dice: analfabetismo zero in Venezuela, i medici cubani risolvono problemi, non è caso che i fascisti di oggi, che stanno provocando attraverso la CIA quello che stanno provocando in Venezuela, attaccano i policlinici cubani, perché è l'esempio, non è la cubanizzazione, via discorrendo. Parte questa alleanza. Scusate, questa alternativa, man mano che i processi di lotta si approfondiscono e portano al potere Evo Morales in Bolivia, Correa piuttosto che in Nicaragua, ritorna appunto i sandinisti, eccetera, questa alternativa si trasforma in alleanza, ma non perché quello sia l'ultimo fine del socialismo e il socialismo realizzato, perché questi processi vedono in un'alleanza fra paesi, fra movimenti sociali, fra classe operaia, fra mondo del lavoro, la possibilità di dire al Fondo Monetario Internazionale: noi i soldi non te li diamo più. L'Ecuador non l'avrebbe potuto fare se non c'era la banca dell'ALBA che fa quello che fa la BCE, in maniera opposta. La BCE presta l'1% alle banche, che si comprano i titoli al 6%, la banca dell'ALBA presta all'1%. Con restituzione a 40 anni per investimenti in cooperative e investimenti sociali. Se tu non hai questo, non esci. Se tu non hai il sucre anche come moneta di conto che ti compensa lo scambio della tazzina cubana contro il cucchiaino venezuelano, e quindi esci dal contesto internazionale che dollarizza questa esportazione, perché stanno cercando di piegare l'economia del Venezuela? Lo sapete che fanno? Tolgono l'oligarchia venezuelana, toglie la merce alla distribuzione, e quindi ti crea una speculazione incredibile che fa alzare i prezzi. Alza il prezzo del formaggio ipoteticamente prodotto in Venezuela, dopodiché viene portato in Colombia. In Colombia lo stesso formaggio, di quel formaggio per dire, venezuelano, rientra in Venezuela, però rientra dollarizzato in dollari. Tu fai aumentare il prezzo delle merci,
e poi crei un mercato nero del dollaro che oggi è 10 volte di quello ufficiale, e tu ammazzi lo sciavismo e ammazzi un processo rivoluzionario, no? O tenti perlomeno, e tenti perlomeno ad ammazzarlo. Allora, perché faccio questi esempi? Faccio questi esempi per dire che quando ti rispondono i cubani piuttosto che i venezuelani, noi non stiamo facendo il socialismo che vorremmo, stiamo facendo, con la loro modestia rispondo, stiamo facendo il socialismo possibile, quello stante alle condizioni dei rapporti di forza che oggi ci sono, che riusciamo a fare, però nazionalizza, però mettono in discussione la proprietà dei mezzi di produzione, però redistribuiscono, però non hanno più rapporti per esempio con multinazionali, o costringono le multinazionali al 20% sui profitti e non all'80%, non si relazionano più alla Banca Mondiale, cioè voglio dire, c'è un percorso. Allora, la proposta che noi facciamo e che avrebbe bisogno di approfondimento, non dico leggi quel libro, leggi quell'altro, discutiamo, rivengo, riveniamo, parliamo, ha bisogno di gambe. Le prime gambe quali sono? Sarebbe stato possibile per Evo Morales vincere le elezioni se non ci fosse stato grandi movimenti di milioni di persone sulla questione della privatizzazione dell'acqua? Nel 99 Evo Morales, se si presenta alle elezioni, prende l'1,5%, poi va in Parlamento e viene espulso dal Parlamento non in quanto leader cocaleros, ma in quanto narcotrafficante. Va bene? C'erano i movimenti dei cocaleros, di genere, i mineros, eccetera. Quando è che vengono a sintesi questi movimenti? Quando nel 2000-2001 viene privatizzata l'acqua. L'acqua è importantissima per tutti noi, nella cultura andina c'è la spiritualità, il discorso della Pachamama, del vivir bien, l'acqua come elemento fondante anche della spiritualità andina, eccetera. Scende la gente in piazza, uccidono in una manifestazione 26 compagni, e da lì fanno un passo indietro per farne 100 avanti. Si rinuncia alla specificità di un movimento per dire qui il problema è la presa del potere, e no, le condizioni non erano quelle di una guerriglia come quella di Che Guevara, eccetera. Si va alle elezioni, Evo Morales si prende il 54 nel 2005 e il 64 nel 2010. Ora, nel 99, se tu intervistavi Evo Morales e ti diceva quali sono i tempi del cambiamento per l'80% dei popoli originari, che rappresentano l'80% del popolo della Bolivia, ti rispondeva 500 anni, come risponderemo probabilmente qua. Quando la facciamo la rivoluzione in Europa? Stante queste condizioni 500 anni, ma la storia non va così, la storia non va così. Allora il problema è dotarsi di una prospettiva strategica e compagni, e cioè non è che dobbiamo usare altri termini, è l'anticapitalismo, è il socialismo per quanto mi riguarda. E poi le condizioni che tu puoi praticare, sono completamente d'accordo, come ti chiami? Pietro. No, il compagno Piero, che diceva la questione anche locale. Compagni, noi dobbiamo partire dal fatto che vogliamo combattere e rompere questa gabbia, però partendo pure se fa protagonismo di classe. Scusatemi la lotta per una fontanella qua sotto, perché rimette in moto classe e conflitto, si fa la lotta per una fontanella qua sotto. Il problema è se quella fontanella, che è un momento tattico, diventa la strategia per cui ti doti della fontanella stop, oppure se quel percorso è dentro alla rottura della gabbia, questo è che sta succedendo. Per cui, e finisco, io non mi porrei adesso il problema PIX e non PIX eccetera, tanto a parte che se leggete tutti i documenti che abbiamo scritto su questa proposta da anni, noi parliamo di area euro-afro-mediterranea, che è cosa diversa, significa una ricomposizione internazionalista di classe a partire da quei lavoratori, da quella classe dei lavoratori che vive condizioni simili. Compagni, per me è un Mediterraneo allargato, perché le delocalizzazioni degli Stati Uniti sono avvenute in Messico, le delocalizzazioni qui sono avvenute in Europa dell'Est, no? Per cui tu ti devi porre il problema di quella composizione di classe. Addirittura io mi pongo il problema, credimi, e l'ho scritto e l'abbiamo detto, come diceva Franco, in Germania non c'è tutta aristocrazia operaia, ci sta quello che lavora a condizioni pessime, anche se poi è una parte relativamente bassa rispetto a questa realtà. Quindi sono percorsi
di rottura, sono percorsi di capacità, sono percorsi di creare le condizioni di quello che una volta, però perché una volta, noi parliamo così, di quello che si chiama accumulo delle forze. Quindi è un problema che ha a che fare con questo. È chiaro che questo, compagni, si chiamano processi di transizione. Cioè, come si fa a dire in Venezuela c'è ancora, o in Bolivia, ma parliamo di Venezuela, ci sono ancora forme di proprietà privata, quindi non è il socialismo. Ma è chiaro che ci stanno forme di proprietà privata. Basta leggere non solo Marx iniziale, ma il programma, la critica del programma di quota, eccetera. Cioè, voglio dire, per non santificare nessuno, perché poi Marx l'ha preso nella capacità dell'attualizzazione di quello che è, però voglio dire, noi, la transizione significa costruire sulle macerie precedenti. E la costruzione, quali sono i tempi? I tempi che ovviamente occorrono, che sono dati dal processo, dai processi storici che si mettono in atto. Per cui, compagni, prima di parlare di polo geopolitico, sovranità, eccetera, io vorrei un problema. È l'autodeterminazione nemmeno dei popoli, è l'autodeterminazione di classe, il principio fondante. I percorsi si trovano all'interno di quella che è la capacità di esprimere lotte e organizzazioni. Poi, oggi c'è un nemico identificabile, che è l'Unione Europea, ma come fai a non dire, cioè come fa uno che si dice semplicemente, io dico genericamente di sinistra, a non pensare che devi fare la battaglia contro l'Unione Europea? Poi la Fontanella ha a che fare con sulla battaglia con l'Unione Europea, cioè c'è a che fare o no la questione dell'istruzione, c'è a che fare o no la questione della sanità, ogni pezzo del nostro salario e del nostro vivere ha a che fare con la costruzione dell'Unione Europea, perché non come entità geografica, ma come polo imperialista che c'è, non che si sta costruendo. Perché guardate, chi vi dice non è un polo imperialista perché non c'è ancora l'esercito, se deve andare a rileggere lei, se lo rilegge, no, lo capisce, e capisce quello che c'è dietro imperialismo. Questo è quello che pensiamo. Dopodiché, compagni, la parola sta ai fatti, alle cose. Riferita proprio in particolare, riferita come l'esperienza sudamericana, in particolare ovviamente lasciamo perdere Cuba, che è una storia un po' a parte, e in un caso comunque ha retto il colpo in maniera diversa. Venezuela e gli altri sono paesi dove di fatto si è dato un'alleanza. Gli altri paesi sono di fatto, come dire, per usare un lessico magari a noi più comune, dove ha vinto un fronte popolare. Quindi le classi operaie, classi sociali subalterne e pezzi di borghesia, proprio perché in Venezuela in particolare la borghesia nazionale ha potuto essere computata dentro questo processo in funzione antiimperialista. Ecco, però quello che sta avvenendo, però io questo lo chiedo perché non lo so, quello che sta avvenendo adesso, in particolare in Venezuela, non è, come dire, è il frutto di, come dire, dell'attacco delle vecchie classi possidenti, è il frutto di una rottura di un'alleanza che comunque prima o poi è destinata a rompersi. Non pensi che, come dire, forse Partito Socialista Venezuelano e Partito Comunista Venezuelano abbiano avuto un ritardo invece di fare un processo rivoluzionario, ma non tanto legato al fatto capitalismo, ma proprio dal punto di vista del potere politico, e quindi, come dire, aver instaurato una dittatura rivoluzionaria mantenendo invece una forma che lascia la borghesia ampi spazi di manovra, è una domanda, cioè non c'è un minuto, Franco, perché qua ti do la parola, cioè, è chiaro che questo è un dibattito che meriterebbe altri sì, 10 commenti, però ti dico una cosa. No, l'ultima cosa, rispetto invece all'Europa, si pone un problema, cioè allora hai le classi sociali subalterne, che sono comunque, come dire, la stragrande maggioranza della popolazione, ma quale tipo di alleanze di classe è possibile praticare in Europa? Cioè, non pensi che in Europa si riproponga, ahimè, drammaticamente un problema fatto nel caso che aveva affrontato l'internazionale comunista in Germania negli anni 20, quindi quello con i movimenti radicali di destra? Allora, per quanto riguarda il Venezuela ha
ha una sua specificità. Il Venezuela è un paese rendista in cui non c'è storicamente una forte classe del lavoro, perché è un paese che è vissuto da sempre sulla rendita del petrolio. Questo ha fatto sì che, dominata dalle multinazionali americane ed europee, non si formasse una classe del lavoro e non si formasse una coscienza di classe. Diciamo che la stragrande maggior parte dei venezuelani viveva prima di Chavez in assoluta povertà, perché l'80-85% della rendita rimaneva alle oligarchie e alle multinazionali. Per cui la classe, diciamo così, invece che del lavoro subalterna, spesso era sottoproletariato a se stesso. Questa è la struttura del Venezuela, perché quella è la struttura produttiva. Tant'è vero che oggi, dopo 14 anni di chavismo, ancora non c'è un forte sindacato di classe, no? Perché ha questo tipo di difficoltà. Tant'è vero che uno dei limiti oggi che ha anche il Venezuela, che te lo riconoscono i compagni venezuelani, è lungo e difficile invertire la rotta, perché noi dovremmo passare da paese esportatore di petrolio ad avere un sistema pluriproduttivo, non soltanto perché abbasseremo le importazioni e non dipenderemo dal prezzo del petrolio, ma per formare coscienza di classe, eccetera. Quindi il Venezuela ha una sua specificità, ed è una sua specificità che, se non si coniuga a chi è stato Chavez non nasce come socialista. Chavez è un militare bolivariano. Tant'è vero che l'alleanza, anche quando poi cambia nome da Alternative, si chiama Alleanza Bolivariana oggi, per i popoli di Nostra America si richiama a due principi fondamentali: al movimento bolivariano anticolonialista dell'Ottocento e al movimento martiano cubano dell'Ottocento contro l'impero, infatti è Nostra America. E molti dimenticano che degli 82 che sono sbarcati nel 59 per la rivoluzione, marxisti e comunisti erano solo tre: Raul, Che Guevara e Doné, l'italiano partigiano, eccetera. Per cui c'è una cultura fortemente martiana e anticolonialista, eccetera. Quindi la questione dell'alleanza di classe non è oggi, non si è rotta, purtroppo, non si è rotta un'alleanza precedente in Venezuela. Oggi ci sono due tipi di difficoltà. Uno, che il Venezuela fin dai tempi della vittoria di Chavez elettoralmente lì vota il 90%, l'88%, cioè è stata sempre quasi al 50%. Le vittorie anche grosse di Chavez erano al 54-55, quindi non stiamo parlando 80-20, eccetera. Nella parte, diciamo, dell'opposizione, tra virgolette, c'è la stragrande maggioranza che è legata agli interessi dell'oligarchia del petrolio, agli interessi quindi di denaro, e poi c'è una parte anche di popolo, di proletariato urbano, sottoproletariato, che chiaramente, con il discorso dell'assistenzialismo precedente che ancora fa la destra filo statunitense, eccetera, continua ovviamente ad appoggiare, eccetera. Per cui lì il problema serio, secondo me, oggi è il 28 luglio ci sarà il terzo congresso del PSUV. Quello che dicono i compagni del PSUV, che non è un partito alla cubana nel fronte, come tu dici, eccetera, è rimettere mani all'economia, per mettere mani al sistema produttivo, per mettere mani alla coscienza di classe. Perché oggi nel PSUV tu devi domandare, io in Venezuela vado spesso, chi ti metti seduto? Perché tu puoi trovare il marxista, lo sciavista, il rivoluzionario, e puoi trovare un burocrate corrotto. Perché, compagni, un partito che in 5 anni porta a 9 milioni di iscritti. Cioè, voglio dire, cioè io ho visto cose inaudite per il Partito Comunista Cubano. Il Partito Comunista Cubano, dopo 54 anni, ha 400 iscritti, c'è una selezione, no, è un'altra concezione del partito, eccetera. Quindi è un percorso lungo, è una transizione lunga, nessuno ha detto mai che corte c'era. Quindi alla domanda quali sono le alleanze in Europa, io oggi mi porrei il problema della classe che vive del lavoro, dove per lavoro intendo il lavoro precario, il lavoro, le mille forme della precarietà, i migranti, il lavoro, il non lavoro e il lavoro negato, più che l'alleanza. Poi ti posso dire onestamente che secondo me ci sono ex
lavoratori, piccolissimi imprenditori o lavoratori autonomi, le partite IVA o altro, che pensavano che questo sistema gli dava, no, un'opportunità, e si rendono conto che sono strozzati dal fatto che le linee di credito oggi le banche non gliele danno più. È un potenziale alleato, ma adesso è prematuro parlare di questo, perché ancora noi stiamo in una fase in cui bisogna rilanciare il protagonismo del mondo del lavoro e del non lavoro, insomma di quello che chiede, sono gli sfruttati, ognuno, usiamo il termine che vogliamo. Per cui io direi che da questo punto di vista ogni processo rivoluzionario, e guardate che non sono marxisti leninisti necessariamente, però il processo boliviano è un processo rivoluzionario come lo è il processo bolivariano, perché al di là del fatto che si vince con le elezioni, si discute e si mette in discussione il modo di produzione capitalista e si mette in discussione la proprietà privata. Poi, compagni, lo leggevo qui perché lo porto sempre, eccetera, questa è la frase, un pezzo bellissimo di un discorso di Fidel Castro del 2001, rivoluzione è il senso del momento storico. Che cos'è rivoluzione? Le armi, non le armi, come? Il problema è il senso storico, il momento. Io penso che per esempio oggi porre il problema della rottura dell'Unione Europea dal nostro punto di vista, istante questi rapporti di forza, è un discorso rivoluzionario. Questo non vuol dire che stiamo vincendo, ma il problema è come ti poni sulla rottura. No, io vi ringrazio, ma lo dico adesso nel secondo intervento che faccio, perché occasione appunto di discutere approfonditamente, soprattutto diciamo da iniziative compromosse, non solo da Rossa, ma insomma è molto importante per vedere di costruire insieme una cultura politica a partire dal conflitto. Io sarò molto, diciamo, esplicito con quanti, non è che io abbia il privilegio o la paura di essere particolarmente esplicito, però vorrei essere molto sincero con voi. È vero che noi abbiamo fatto questa discussione molto coraggiosamente il giorno prima delle elezioni europee sull'Europa, però è anche vero che noi, diciamo così, nel momento in cui ci sono state le elezioni europee, come forze diciamo, dell'opposizione, dell'antagonismo, così, non è che abbiamo prodotto dei movimenti, delle iniziative contro l'Unione Europea tali per cui le nostre iniziative hanno richiamato l'attenzione. Cioè io vorrei fare un discorso di realtà fra di noi in maniera da non, diciamo, da non cadere in ideologismi inutili, secondo me, detto proprio papale papale. Cioè noi stiamo facendo uno sforzo nel nostro paese e speriamo anche nell'Unione Europea e in Europa, uno sforzo di ricostruire o di costruire un'opposizione di classe contro le politiche del capitalismo e contro le istituzioni del capitalismo. Per fare questo, secondo me, occorrono dei discorsi di verità, di verità. E i discorsi di verità partono dalle difficoltà enormi che noi abbiamo avuto e che abbiamo avuto in questi anni e che abbiamo ancora. Perché io non vorrei polemizzare, ma insomma parla dei fatti, in tutti questi anni di crisi, giustamente Luciano dice non è solo dal 2007, ma insomma prendiamo gli ultimi anni di crisi per capirci, voi mi dovete dire e ci dobbiamo dire con coraggio, tranne le lotte, i 14-15 scioperi generali in Grecia, che non a caso la Grecia ha prodotto comunque poi, al di là dei giudizi che possiamo dare positivi, non positivi, comunque ha prodotto un movimento politico come Syriza, che oggi può essere il primo partito, ma senza le lotte Syriza non sarebbe stata, sarebbe stata come la vecchia rifondazione comunista, il 3-4%, il 5%. Io vorrei essere molto esplicito e chiaro, cioè intendo dire questo, e noi la prima cosa che dobbiamo dirci è quanto contiamo, quanto le nostre parole sono performative, cioè quanto sono efficaci nella modifica delle nostre coscienze e soprattutto delle coscienze, diciamo, dalla classe operaia e dei precari, eccetera, eccetera, cioè le cosiddette classi subalterne. Noi di questi, dal 2007 non abbiamo conosciuto, rispetto alle politiche di devastazione sociale, adesso lo dico retoricamente, non abbiamo conosciuto lotte significative, non abbiamo conosciuto scioperi generali, non abbiamo conosciuto
la costruzione del nuovo sindacalismo. Quindi, insieme alla mia, lo dico proprio sottolineando provocatoriamente, esaltazione delle capacità aggressive della borghesia, non abbiamo avuto le capacità aggressive da parte dell'opposizione alla borghesia europea. E io questo primo, quindi facciamoci un discorso di verità. Ci sono lotte, ci sono episodi di lotte, nell'Unione Europea ci sono episodi di lotte, ci sono state appunto, ripeto, le lotte in Portogallo, in Spagna, in Grecia, ma a livello anche sovranazionale sono state delle lotte, dei momenti contro Bruxelles, non ci sono stati. Quindi, Emilio, bisogna che noi ragioniamo molto bene, cioè si va delineando una borghesia sovranazionale, l'ha chiamata così Luciano, io riprendo la sua trasnazionale, e questa è la mia stessa interpretazione, cioè io penso che nell'Unione Europea si è andato costruendo un ceto borghese produttivo sul modello tedesco, cioè molto industrialista, e questo sarebbe, un giorno dovremmo anche discuterlo di questo, cioè questa borghesia transnazionale, per esempio, vale ancora il discorso dei PIL nazionali? Cioè veramente noi crediamo che il PIL delle diverse nazioni corrisponda alle dinamiche economiche e sociali del capitalismo europeo? Io penso di no, per esempio. Io penso che si vadano costruendo delle regioni transnazionali a livello produttivo e contano vedere le dinamiche di queste regioni. Cioè, per esempio, voi che vivete in Emilia, vi dice niente dei legami produttivi fra i settori emiliani e quelli bavaresi e quelli tedeschi? Cioè, conta oggi che noi facciamo un discorso di borghesia italiana e di borghesia tedesca, o conta il fatto che ci sono dei legami produttivi, sto dicendo, la cosiddetta catena del valore, che va appunto, che attraversa le nazioni, gli stati e mette insieme le regioni? Perché questo è il punto secondo me di fondo per comprendere le dinamiche europee. Si va ridisegnando una divisione del lavoro a livello transnazionale europeo? Secondo me sì. Appunto, l'idrolocalizzazione in Romania, ci parlano di questo. Il fatto che c'è una borghesia produttiva italiana che va avanti, per esempio, va indietro il PIL italiano, ma va indietro la meccanica italiana? Perché il punto è questo, cioè è chi gestisce l'industria chimico-farmaceutica, va indietro o sta andando avanti? E a questi settori della borghesia gliene frega molto del paese Italia? Sì, gliene frega, perché nel senso che vuole avere le semplificazioni, non più la burocrazia, ma gliene frega più come era al tempo della costruzione del mercato nazionale? Secondo noi non è più così. Cioè, o noi siamo in grado di analizzare le dinamiche del capitalismo a livello transnazionale, oppure noi non riusciremo più a comprendere appunto il nemico che abbiamo davanti, cioè chi abbiamo davanti. Rispetto a queste dinamiche c'è stata una risposta a livello di classe operaia, di avanguardie, di settori culturalmente appunto, secondo me non c'è stata. Io lo dico con sarò pessimista, sì. Io devo dire che sono molto pessimista, cioè non vedo una risposta adeguata appunto alle dinamiche che le borghesie la borghesia transnazionale europea ha messo in piedi. A me questo discorso, che è un pistolotto, serve molto, perché se noi vogliamo partire a ricostruire un tessuto politico, sociale, conflittuale, cioè in grado di produrre conflitti, la verità ce la dobbiamo dire. E dobbiamo evitare gli ideologismi. Secondo punto, io penso anche che siamo indietro a livello dell'analisi. Cioè, riunioni come questa sono molto utili, perché ovviamente ci consentono di dirci come la vediamo, come la pensiamo, e sono i primi mattoni per costruire una cultura politica comune, perché questo è quello anche che ci manca.
Quindi io credo che tutto quello che noi facciamo è un grande sforzo, e dobbiamo fare questo sforzo pensando in alto, in grande, e pensando in basso. E non è detto che queste due cose siano molto insieme oggi, eh? Cioè, per esempio, il compagno diceva appunto partiamo da Parma. Io penso che sia giusto. Certo, se parti da Parma, ma questo non lo dico perché, anzi al contrario, secondo me è proprio così, devi partire da Parma, trovare gli agganci possibili. Non è detto che poi tu sul discorso generale, complessivo, di analisi generale, trovi tutti gli agganci possibili e immaginabili. Io lo dico adesso parlando tra compagni, vediamoci chiaramente. Noi siamo in una situazione che veniamo dai disastri storici, storici, perché noi non abbiamo neanche ancora superato bene l'89, secondo me, perché appunto c'è gente che supera l'89, come il PDC, che dice che bisogna fare il Partito Comunista Italiano, perché trova che il giudizio sul Partito Comunista Italiano lo trova come un grande partito. Io per esempio trovo il giudizio che io do sul Partito Comunista Italiano che è un partito di integrazione di classe, per esempio. Adesso lo dico per dire che noi fra di noi marciano ancora degli elementi di ideologia politica, di cultura politica, che non sono ancora fra di noi, non sono omogeneizzati. Però per riprendere il filo del discorso, noi possiamo e dobbiamo ripartire. Come e con chi ripartire? Primo punto, secondo me non si riparte a livello di conflitto politico-sociale solo con la cosiddetta avanguardia. Cioè, non è che voi ripartite col conflitto sociale se incontrate Franco Russo. Questo vi sbagliate di grande, perché dovete andarvi a trovare appunto gli elementi del conflitto all'interno della società. Quindi queste riunioni possono essere molto utili per trovare appunto il lume, la luce che ci consenta di andare a vedere dove sta questo conflitto, e anche di riprendere alcune indicazioni, diciamo così, in vecchio termine, parole d'ordine che ci consentono di far questo. Allora qui vengo a primi punti. La costruzione di un sindacato di classe democratico è parte di un progetto politico di alternativa al capitalismo? Secondo me sì. Lo ripeto, costruire un sindacalismo alternativo a CGL e CISL UIL è parte di un compito anche politico e più generale? Sì. Quindi noi come Rossa, adesso parlo come noi 400 persone in Italia di Rossa, dobbiamo sostenere tutte quelle forze, quei compagni, quelle persone, chiamate come vi pare, che fanno un sindacalismo alternativo alla CGL e CISL UIL. Tutte quelle forme che ci sono di sindacalismo alternativo vanno messe insieme. E in più, mettere insieme oggi non solo il sindacalismo di classe, ma come dicono i compagni dell'USB, pensare anche al cosiddetto sindacato metropolitano. Cioè, oggi il conflitto, siccome sappiamo, non è più solo all'interno dei luoghi di lavoro, e questi luoghi di lavoro sono molto dispersi, dalla delocalizzazione eccetera eccetera, si sono frammentati, oggi bisogna anche investire il territorio per ricostruire le forme di lavoro precario, non lavoro, per ricostruire appunto un'identità di classe, e contemporaneamente per incontrare i cosiddetti conflitti sociali che stanno sul territorio, i cosiddetti movimenti sociali. Quindi avere un'attenzione alla no-TAV, alla lotta per la casa, alla lotta sull'ambiente, un'attenzione sì, perché sono parte del nostro progetto. Quindi sindacalismo, movimenti sociali sono secondo me il motore appunto della conflittualità sociale, e quindi costruire le lotte che non ci sono, perché è inutile che noi diciamo mia, adesso mi spiace che sta in bagno, ma dove stanno queste lotte? Ma scusa, ma dove le vedete queste lotte? Vedo le lotte che fa l'USB, cioè gli scioperi, ma perché la CGL ha fatto delle lotte? Ci sono state delle lotte effettivamente del trasporto pubblico a Genova, e fatto fuori contro la CGL e CISL UIL. Questi sono i momenti che vanno appunto esaltati. E questo è il basso, diciamo il basso nel senso di andare a costruire. Poi c'è un punto dell'alto, che non è detto, ripeto, che si prenda. Io penso che per esempio lavorare per costruire cultura politica contro il semestre italiano della presidenza europea è un punto importante.
importante perché? Perché ci consente appunto di discutere e di ciao tre. Oh, mi dispiace. Ciao Stefano. Che ci consente di anche chiarirci le idee su che cos'è l'Unione Europea, chiarirci l'idea qual è la differenza che passa fra rottura dell'Unione Europea, rottura dell'euro e fuoriuscita dall'euro, che significa appunto avere oggi una dimensione sovranazionale delle nostre lotte. Significa anche per esempio portare avanti delle lotte apparentemente molto lontane, per esempio porre il problema chi decide nell'Unione Europea, chi ha deciso nell'Unione Europea, significa sollevare una questione di democrazia nell'Unione Europea. Quindi il problema del referendum non lasciarlo solo a Grillo, perché noi abbiamo portato avanti il discorso sul referendum di indirizzo sulle questioni dei trattati e subito appunto rivoluziona, no, non è rivoluzione, però significa che tu coinvolgi migliaia e migliaia di persone, di cittadini, sul fatto che chi decide a livello dell'Unione Europea, chi ha deciso il Fiscal Compact, chi ha deciso il MES, perché i governi l'hanno firmato, perché questi parlamenti l'hanno sottoscritto, allora devi fare tutta la lotta, l'hanno sottoscritto perché centrosinistra e centrodestra sull'Unione Europea sono d'accordo, perché il Fiscal Compact è stato votato da Berlusconi e dal PD di Bersani, perché il MES è la stessa cosa, perché tutte le leggi di riforma di contabilità dello Stato sono state votate dal PDL e dal PD. E perché l'hanno votato insieme? Perché la contabilità dello Stato è immediatamente il prodotto, lo strumento necessario per poter portare avanti le politiche del Fiscal Compact e del pareggio di bilancio. Questo io chiamo l'alto, ma non perché sia sopra, sono anche cose più generali, cioè più generiche, però potrebbero essere importanti per delineare un'identità politica non ideologica, perché pure l'altro punto, questo io sono abbastanza polemico sempre su questo, le avanguardie, chi è questa avanguardia? Dove stanno queste avanguardie? Le avanguardie siamo quello che noi riusciamo a costruire di conflitto sociale, di cultura per questo conflitto sociale, e anche la cultura politica deve essere in funzione dell'esaltazione, della promozione del conflitto sociale. Non è che noi possiamo pensare di costruire cultura, poi possono costruire la cultura, diciamo, che si sta all'università, ma la cultura politica è quella che è portata avanti dalle persone famoso in carne ed ossa. E il terzo punto, collegato sempre all'alto, è certo che la CES è parte del dialogo sociale europeo, quindi noi non possiamo essere con la CES, ma dico non possiamo essere con la CES oggi, per venire anche a delle cose più terra terra fra di noi. Perché non funziona la lista Tsipras e perché non funziona l'Arte Sani? Cioè quello che è stato fatto appunto ad Atene e quello che è portato avanti anche dalla coscia europea, parliamoci chiaramente, ma lo dico non per settarismo, non per dire per rossa, per poter avere la nostra identità dobbiamo essere contro la lista Tsipras e contro la coscia europea, no, lo dico perché la coscia europea che stava dentro il Social Forum europeo, rotto il Social Forum europeo, ha fatto l'Alter Summit con la CES, è molto semplicemente, cioè un dato di fatto. Prima che un giudizio, diciamo così, ideologico sulla lista Tsipras e sulla coscia europea. Nella coscia europea ci stanno movimenti come Izquierda Unita o come la stessa lista, come il partito Syriza, che secondo me con cui bisogna dialogare, poi ci stanno i partiti comunisti dell'est europeo che sono stalinisti. E poi ci stanno appunto le forze che stanno con la CES. Quindi costruire oggi una lotta appunto a livello sovranazionale, a livello europeo contro l'Unione Europea richiede appunto una fatica, una capacità di conoscenza, una capacità di analisi che noi pian piano stiamo facendo, riuscendo a fare. Il controsemestre è un'idea, il controsemestre contro tutti i momenti, diciamo, di riunione dei vari consigli, dei problemi dell'alimentare, i problemi delle grandi reti infrastrutturali europee, sono tutte occasioni per poter approfondire, discutere e costruire appunto una cultura politica alternativa. Qui sono state dette, ma io voglio chiudere perché, però spero di essermi espresso chiaramente, cioè io spero di aver detto le cose con molta trasparenza, delle difficoltà ma anche dello sforzo in cui siamo collettivamente impegnati, perché nessuno ci obbliga a star dentro Rossa o star dentro, diciamo, l'esperienza del sindacalismo. Lo facciamo perché riteniamo che questo è un pezzo che manca
nella storia del conflitto, nella storia, anzi nel presente del conflitto politico. Qui sono state dette delle cose molto interessanti, ad esempio sull'ordoliberalismo, sul mercato, il predominio del mercato e delle imprese in Europa, appunto la catena del valore, le cose che diceva Luciano sulla costruzione appunto sovranazionale di una nuova moneta. Io penso per esempio che sarebbe molto da approfondire, non dico, non parlo di Luciano che lo fa per mestiere, il ruolo della moneta, della moneta nel capitalismo. Sembrano cose che già Marx ha risolto, in realtà Marx non ha risolto. Esatto. Quindi voglio dire, abbiamo molte cose, quindi voglio dire, anche stasera è stata molto utile, perché l'ordoliberalismo, ma quante persone parlano di ordoliberalismo nel PD? Quindi noi siamo una piccola forza che però effettivamente non si dico l'ordoliberalismo. Anche fuori parlano tanto poco. Sì. No, però lo dico, ma non è una curiosità intellettuale, no. Perché l'ideologia ordoliberale ha guidato, secondo me, la costruzione dell'Unione Europea. Proprio l'ha guidata, ma l'ha guidata perché il primo presidente della Commissione Europea, Hallstein, era ordoliberale, perché Herald, che ha ricostruito l'economia tedesca, è stata la guida anche della costruzione dell'Unione Europea. Ora, con questo voglio dire, voglio invece spezzare una lancia a favore, diciamo, di noi stessi, perché siamo persone che, siccome non ci nascondiamo la difficoltà dei compiti, abbiamo anche l'esigenza di comprendere bene le dinamiche vere, insomma quelle che noi riteniamo essere reali, quelle vere. Cioè io, quando ho esposto le dinamiche, diciamo, istituzionali, credo che quelle siano le dinamiche vere con cui noi dobbiamo fronteggiare. E non polemizzo perché non c'è, ma se noi invece continuiamo a costruire ideologicamente le cose, noi faremo come i compagni di Fondazione Comunista, in cui io sono stato, cioè, un militare, quindi, nel senso che si raccontano le cose fra di noi. Ora, a me non fa paura essere in 30 persone, cioè quello non mi ha mai fatto paura da quando sono giovane, sono stato sempre nei gruppi minoritari. Mi fa paura quando tu usi le 30 persone come una chiesa, cioè per dirci le cose, per consolarci reciprocamente, perché allora valgono i meccanismi di sublimazione, come diceva Freud. Cioè io sto con te e mi dico che il mondo è brutto e cattivo, io e te siamo buoni, ma abbiamo fatto la stessa cosa, abbiamo fatto una preghiera, non abbiamo fatto. Noi invece dobbiamo costruirci gli strumenti analitici, anche culturali, su questo non c'è dubbio, e Luciano su questo ha perfettamente, analitici, per poter poi agire, contribuire, sostenere i conflitti. Quindi io, se dovessi dire le cose che farei io oggi, sono fondamentalmente costruzione del sindacalismo di classe, alimentare i conflitti territoriali, fare incontrare i conflitti territoriali con il sindacalismo di classe democratico, come abbiamo provato a fare il 18-19 ottobre, cioè delle piccole cose ma che però erano effettive. In questa prospettiva, lavorare al controsemestre europeo, partecipare all'11 luglio anche con iniziative qui a Parma sulla vicenda del precariato, vedere se possiamo individuare dei momenti, delle situazioni per rilanciare il referendum europeo. Lo fa pure Grillo, e a me fa piacere che Grillo ponga il problema del re, perché comunque con un problema di democrazia a tutti i 500 milioni di europei, cioè quello è un grande strumento, molto, ripeto, anche generico, però in cui tu puoi dire: io voglio che a decidere siano i cittadini. E su questo Rossa ha fatto il suo piccolo percorso, ma insomma ha dato il suo contributo. Detto questo, non è che questa sia una conclusione, vi ho detto come io la vedo, cioè le difficoltà enormi, le difficoltà analitiche, le difficoltà organizzative, le difficoltà di mettere in movimento appunto un conflitto di classe sociale, perché, e qui mi dispiace per Emilio, qui ce gliela devo dire, perché cari compagni e compagni, la borghesia è forte, piaccia o non piaccia, la borghesia è forte, e mi può far molto dolore questo dirlo, però è così, nel senso che loro hanno gli strumenti di potere culturali, intellettuali, per cui stanno portando avanti il loro disegno, e sta a noi appunto fare uno sforzo enorme, pazzesco, con tutte le difficoltà del caso, e le difficoltà non sono poche, soprattutto voi qui in Emilia. Vorrei dire l'ultima cosa, perché le difficoltà derivano anche dal fatto che noi
viviamo in un vuoto mostruoso, perché non è solo la fine del PC, io sono contento, l'ho detto prima. Il punto è che la fine del PC ha lasciato non solo le macerie, ma anche la corruzione. Perché quando voi leggete le cose sull'Unipol, quando voi leggete le cose appunto abbiamo letto in tutti questi anni e su aggreganti in questo periodo, cioè non è che si è rotto un partito per cui dice non c'è più, diciamo, il tessuto democratico antifascista, no, non ha lasciato solo le macerie, ha lasciato appunto l'elemento di corruzione, perché il PC era ammanicato col potere e gli eredi del PC, per essere ammanicati, non è che dico siano dei ladri, per essere ammanicati del potere non possono che poi incontrare appunto i griganti della situazione o i genovesi della situazione. Questo lo dico perché anche negli elementi soggettivi andare a ricostruire un tessuto di onestà politica, di onestà intellettuale, di solidarietà vera, diciamo, fra persone che vogliono combattere il capitalismo, è un'impresa in cui vi siete messi molto molto tosta, tanti auguri. Solo una battuta, no? Perché tu sai, condivido totalmente quello che hai detto, per cui non è solo un qualcosa che mi sono dimenticato. Compagni, c'è un problema che spesso viene scambiato, e non so se qui si è capito fino in fondo quando l'abbiamo esposto, eccetera. Dire che c'è un problema ancora di creare l'organizzazione di classe è cosa diversa dal problema di creare l'organizzazione politica o rivoluzionaria. Cioè noi qui siamo, e su questo ha ragione Franco completamente, qui siamo in una fase di tentare di uscire da una sconfitta storica, dove il problema serio è rimettere in circolo lotte, e la sommatoria delle lotte non fa organizzazione di classe. La sommatoria, se come speriamo da qui a domani mattina avvenissero 10.000 lotte nel territorio italiano, cosa già di per sé estremamente positiva, quello non fa organizzazione di classe, perché le lotte bisogna connetterle ad una prospettiva e bisogna connaturarle e riempirle di quello che è contenuto di classe effettivamente. E poi, una volta avuto questo, si può pensare all'organizzazione politica, che è un qualcosa di diverso dall'organizzazione. Ora, i tempi di questo matureranno rispetto a quelli che sono i termini del conflitto capitale lavoro. E compagni, una cosa importante, quello che diceva Franco, mettiamo oltre alla fontanella ipotizzata. Compagni, guardate che oggi una lotta, mettere all'interno della dinamica di lotta la questione del reddito sociale, mettere la questione dell'edilizia pubblica, cioè una casa per tutti, mettere la questione di invertire la redistribuzione sulla tassazione dei capitali, la questione del lavoro a tempo pieno, cioè sono lotte che non sono rivendicative del momento, mettono in discussione l'impianto della borghesia trasnazionale. Per cui quando si dice sul semestre, il semestre sarà portato avanti a livello politico generale sulle compatibilità di sistema. Se noi siamo capaci, là dentro, di mettere questioni come quella del reddito, quella del lavoro, quella della questione dei migranti, quella dell'edilizia pubblica, quella della sanità e dell'istruzione, la difesa di questi spazi comuni, noi stiamo facendo un piccolo passo. Se non facciamo nemmeno quello, ne usciamo con un passo addirittura indietro, cioè nemmeno mandoci a questo, ma un passo indietro, perché perdiamo un'occasione.